Anche il pagamento della sosta nei parcheggi pubblici deve andare veloce per stare al passo con i tempi, ne sono consapevoli gli amministratori di Marostica, cittadina a forte vocazione turistica, anche straniera, che non può più affidarsi solo alle vecchie monetine per offrire un servizio funzionale e comodo ai visitatori, oltre che ai propri cittadini. Ecco che spuntano nuove modalità di fruizione, dal pagamento via app su smartphone al circuito bancario elettronico online, senza bandire le tradizionali monete da 10, 20, 50 centesimi e più. A spiegare le novità proposte negli ultimi tempi è Ilenia Bianchin, membro della giunta comunale incaricata di portare innovazioni sul tema. Dopo la rivoluzione dei parcheggi a inizio mandato, facciamo un ulteriore passo avanti nella gestione della sosta orientata ad una città a vocazione turistica sempre più internazionale. Da una parte si avrà un aggiornamento tecnologico con procedure più smart di pagamento, dall'altro si mette in pratica una ottimizzazione dei costi per l'utente che paga effettivamente in base al tempo di sosta. Pronta all'utilizzo è l'introduzione di app per smartphone, Easy Park e Telepass Pay, che permettono di pagare solo il costo effettivo della sosta, accorciandola o allungandola a piacere direttamente da remoto attraverso lo smartphone, senza dover tornare sul posto dove si è lasciata la propria vettura.